Allora ci sarebbe un Lucia, scusami, che facciamo? Dobbiamo saltare il coffee break, mi dicono, perché alcuni dei partecipanti al prossimo panel hanno dei problemi di tempi e siccome siamo un po' in ritardo non vorremmo ovviamente perderceli. E quindi iniziamo il panel successivo. E io ringrazio Francesco Samorè della Fondazione Bassetti, responsabile scientifico di Fondazione Bassetti, per aver accettato, diciamo, di introdurre e moderare questo panel che ci introduce un po' al tema di queste economie della cura, nel senso che visto l'ecosistema, visto questo sistema di cura sempre più aperto dove entrano attori nuovi, abbiamo anche forse qualche domanda su come si sostiene economicamente tutto ciò. Ma adesso dirà meglio Francesco qual è il taglio che ha scelto di dare alla sessione. Grazie. Grazie a te Rossana, grazie a tutto il progetto Open Care, a WeMake, al Comune, agli altri attori coinvolti per questo invito e per avermi dato la possibilità di dialogare ora con un novero di persone di eccezione che chiedo, alle quali chiedo di avvicinarsi subito e di venire a sedersi. Le persone sono, ve le presento e poi le presentiamo meglio una volta che prendono la parola. Gaela Bernini, Fondazione Bracco, Lucia Scopelliti, Comune di Milano, Angela Simone, Fondazione Bassetti, Mario Calderini, Politecnico e altre cose che diremo, Eric Lacomà, Stockholm University. Interverremo in quest'ordine e adesso faccio una breve introduzione per non perdere il ritmo, mentre immagino qualcuno di voi vorrà comunque prendere il caffè. Il tema è sfidante, è quello che ha introdotto Costantino Buongiorno poco fa e che aleggiava nel corso di tutta la conversazione di oggi e probabilmente anche in buona parte di quella di ieri. È questa una sessione di discussione sulla sostenibilità economica di quello che nel programma e in particolare nel programma di questa sessione è definito il sistema Open Care. Quindi stiamo già assumendo che Open Care non sia semplicemente un pur importante e fertile progetto, ma sia un sistema dato. E stiamo assumendo che questo sistema dato abbia un grande obiettivo da superare, quello di garantire la propria scalabilità e la propria sostenibilità economica. Non è compito dunque delle persone che parleranno, né tantomeno mio che introduco, quello di ripercorrere quali sono gli elementi che compongono il sistema Open Care e quali sono i fattori abilitanti che hanno consentito di immaginarlo e hanno consentito di progettarlo, quantomeno nel corso di questo bellissimo progetto, lo posso dire perché non ne sono parte. È però interessante per il panel e per la nostra introduzione domandarsi perché questo tema della sostenibilità economica di un sistema che tiene dentro tutto il terreno della cura e del welfare e tutto il terreno dell'innovazione, dello sviluppo economico e addirittura abbiamo visto della nuova manifattura è uno di quelli su cui domandarsi la più grande delle domande. Terrà? Come lo finanziamo? Come si finanziano i singoli attori del sistema? Su questa domanda, diciamo, le mie poche parole di introduzione si soffermano e del resto trovo che quello che ha fatto Stefano Maffei non molto tempo fa, l'avete visto, il teaser del progetto Make to Care, ci aiuti molto nell'identificare quei sottosistemi nuovi che incrociandosi, cioè intersecandosi, come classicamente avviene nei sistemi di insieme, generano un unico grande sistema nuovo, quello del Make to Care, nel quale la discussione su Open Care è immersa. Io vorrei però non trascurare una cosa, diciamo, un convitato di pietra. Se un sistema del care esiste, esiste dentro altri sistemi. Il punto è che non siamo al punto zero della storia. Stiamo all'Italia, ma vale per tutti i sistemi di welfare dei paesi sviluppati dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Questi sistemi si sono costruiti in un rapporto fra poteri che erano situati in posizioni diverse e fra spinte sociali che si esercitavano su scale diverse. Facciamo un esempio concreto. In Italia il sistema sanitario nazionale nasce nel 1978 e nasce pochi anni dopo, quindi nasce per legge, e nasce pochi anni dopo la nascita delle regioni. Chi di voi è italiano sa che le regioni erano scritte nella Costituzione, ma non si sono realizzate fino al 1970. Si immaginava dunque che le competenze, quindi le attribuzioni di un sistema di cura, di un sistema sanitario, le finanze per gestirlo e i modi organizzativi scendessero dallo Stato nazionale alle regioni. E così si è andati avanti per molto tempo. Come sapete, le regioni hanno ancora grandi deleghe sul sistema della cura, sul sistema della sanità. E però succedeva qualcosa in più, e con questo finisco e introduco i nostri relatori. Succedeva che nascevano cose che si chiamavano, per chi è vissuto qui, la formula ritorna nella memoria, USL, USL, unità sanitarie locali. Unità sanitarie locali avevano i piedi nel territorio e gestivano bisogni che si esercitavano sul territorio. Ora, tutto questo per dire che il livello dei poteri e il livello al quale la società si organizza per rispondere ai propri bisogni fondamentali, che sono sia quelli della cura, sia quelli dell'innovazione, quindi dell'intrapresa, dipendono e segnalano lo stato di salute della nostra democrazia. Quindi Open Care ci sta dicendo che c'è qualcosa che viene su dal basso, e non soltanto qui, ma su scala globale, che risolve dei problemi e delle esigenze, dei bisogni che sono, se non addirittura personali, localizzati, quindi puntellati sul terreno delle nostre società, e si sta domandando, lo facciamo qui in particolare, qual è il sistema organizzativo della società e anche il sistema di reperimento delle risorse che garantisce che queste innovazioni siano veramente emancipatorie. È stato detto all'inizio, innovazione e inclusione. Chiudo e introduco Mario Calderini, che è il primo relatore e che ci dovrà, è molto dispiaciuto di questo e si è già scusato, lasciare prima del tempo in questo panel. Cosa si aggiunge alla storia? Si aggiunge l'innovazione. Oggi è stata declinata in tanti terreni. Dico per titoli che cosa qua risuonerà per forza. Pensate a quella che viene dall'alto, precision medicine, medicina personalizzata. Oggi possiamo toccare il genoma riguarda la vita di tutti noi, promette di trovare cure per le malattie più rare o per quelle più diffuse e urticanti, eppure costa tantissimo. Allora si dice c'è l'innovazione nel mondo prettamente sanitario, arriva, che bello, ci cura, costa tantissimo, non regge, il sistema sanitario si rompe, il sistema di welfare non regge. Oggi siamo a questo punto, cioè la risposta non mi sembra che sia ancora stata data. E poi c'è tutta l'innovazione, la seconda ed ultima, che viene dal bit all'atomo, e quindi è stato detto, c'è tutto quello che ci consente di gestire il digitale, di farlo diventare cose, e che sia un ausilio, una protesi, qualcosa che aiuta un bambino che ha problemi neurologici a crescere e studiare meglio, o che sia altro, arriva nella società, ha bisogno di essere prototipato, e Open Care è un esempio di riuscita prototipazione di cose in questo modo. Però che cosa succede quando vuole crescere e diffondersi? Incontra un problema di risorse. È sostenibile? C'è un modello? Non lo sappiamo. Forse ci aiuterà a dirlo anche Eric Lacomà, che è venuto qui per questo e che ci ascolta, diciamo, spero riesca a farlo in traduzione auricolare, e che prenderà parola poco fa. Io a Mario Calderini chiedo. Mario Calderini è professore del Politecnico ed è stato per molti anni advisor, senior advisor del Ministero dell'Università e della Ricerca, e quindi conosce il problema che arriva sia dal punto di vista dell'evoluzione del welfare, sia dal punto di vista dell'innovazione, dello sviluppo economico e del paese. Chiedo cosa ne pensa di quello che stiamo dicendo ora. Grazie e davvero scusate se tra un po' dovrò lasciare questo incontro. Allora, penso che sia un modo perfetto di fotografare il problema e che è talmente appropriato mettere al centro sostanzialmente la sostenibilità e l'opportunità che arriva da un
non dico da un avanzamento della frontiera dell'opportunità tecnologica, ma da una riconfigurazione delle opportunità tecnologiche, sia esattamente quello che va fatto. Ed è talmente appropriato che forse lo possiamo anche guardare da una prospettiva diversa. Perché io temo che se ci poniamo la domanda secca sulla sostenibilità, la risposta un po' ce l'abbiamo già. Mi sembra di ricordare che il rapporto che è stato presentato alla Camera una decina di giorni fa quantificava in 109 miliardi la spesa privata delle famiglie per il welfare. Io ho l'impressione che la cifra stia in un dintorno piuttosto largo di 109 miliardi. E comunque, se noi guardiamo proprio anche solo dei dati demografici, ci rendiamo conto che la sostenibilità a condizioni strutturali date è molto difficile assicurarla con le politiche redistributive, che mi sembra siano state l'unica opzione che i governi di molti anni ormai hanno praticato. Io penso questo, che proprio perché non c'è sostenibilità dobbiamo riflettere sulle opportunità che ci dà, adesso dico open care per sintetizzare, e questo gap di risposte che arriva dalla mancata sostenibilità, dobbiamo chiederci se in realtà non possiamo vederla come una grande opzione di politica industriale dell'innovazione e più in generale di sviluppo. Voglio dire questo, facciamo finta che questi 109 miliardi di spesa out of pocket delle famiglie italiane siano un dato vero. Io credo che questa cifra ci dica due cose. La prima è che probabilmente la qualità dell'offerta che corrisponde a questi 109 miliardi è molto bassa, ed è bassa soprattutto in termini di risposte personalizzate ai bisogni, perché è un impianto di risposte molto generiche che è nato da problemi di sussidiarietà e che quindi si è modellato sulla genericità dei servizi pubblici che andavano a sostituire. Taglio un po' corto, ma sostanzialmente credo che questa sia la questione. E poi naturalmente questi 109 miliardi hanno un'altra grande valenza, io credo che ci dobbiamo dire con un po' di serenità, senza strapparci i capelli, è l'unico mercato interno vero che abbiamo in questo momento, è l'unico mercato interno vero che abbiamo con un straccio di valenza industriale, e quindi io penso che il Paese non dovrebbe stare tanto a pensarci e dovrebbe pensare se questa non è una grande opzione di politica industriale. E io penso che la risposta sia sì, penso solo che dobbiamo fare un po' in fretta, perché ho come l'impressione, non carico di troppe aspettative questa cosa, ma ho come l'impressione che quello che succede a Lisbona lunedì e martedì, sostanzialmente quindi la grande conferenza che ha organizzato il commissario Moedas, il sottotitolo sia le politiche sociali come nuova grande opzione di politica industriale dell'Europa. Perché il fatto che le deleghe alla social innovation nel governo europeo se le sia prese il commissario della ricerca e innovazione, di fatto in qualche modo qualcosa vuole dire. Allora, che il welfare, che quei 109 miliardi, secondo me molti di più, siano un grande mercato interno e quindi una grande politica demand driven di innovazione e crescita, e quindi una grande opzione di politica industriale, non è che sia una gran novità. Che il welfare sia un'opzione di politica di sviluppo industriale non è una novità. I grandi investitori in cliniche private l'hanno capito 50 anni prima di noi. Qual è la grande novità? La grande novità è che forse su questo noi abbiamo pronta, anche localmente intendo a livello di paese, una popolazione industriale di grandi potenzialità. E la popolazione industriale è, diciamo, un pezzo di terzo settore che evolve, si struttura e diventa intensivo di tecnologia, un pezzo di profit tradizionale che si adatta e in qualche modo capisce che l'ibridità, tanto per citare chi mi ha preceduto, in realtà è un'opzione di politica e anche di strategia aziendale, perché va a calarsi su un mercato che esiste veramente. Allora, io credo che ci siano, diciamo, non esiste più, e la legge l'ha certificato, una dicotomia secca tra terzo settore e non terzo settore. Diciamo che ci sono due lembi
del grande e troppo retoricamente celebrato sistema delle piccole e medie imprese italiane e terzo settore che si sovrappongono, che fanno un insieme ibrido. Quell'insieme ibrido è l'ingrediente, è uno dei due ingredienti che mi fanno pensare che il care sia una cosa su cui costruire una vera politica di sviluppo. Perché? Perché abbiamo un mercato interno, rispetto a una competizione internazionale, dico anche, abbiamo un mercato interno, cosa che non abbiamo su nient'altro, e abbiamo anche una generazione di imprese con delle caratteristiche che per una volta sono adatte a fare questo mestiere qua. Quindi, le imprese, quelle che qualcuno chiama le social venture, quindi le imprese di terzo settore, che sono terzo settore in quanto hanno come obiettivo intenzionale l'impatto sociale, ma che hanno tutte le caratteristiche di imprese, diciamo, in qualche modo mainstream, tradizionali, vanno coltivate ed aiutate a incorporare l'innovazione sociale digitale, a strutturarsi managerialmente per diventare protagoniste di un mercato evoluto che sappia rispondere in termini di qualità, di precisione, risposta a bisogni personalizzati in maniera importante. Quali sono, secondo me, le sfide? Ecco, naturalmente, guarda caso, possiamo anche cogliere un'ultima opzione che chiude abbastanza bene il cerchio, che oggi, se esiste veramente, io credo che esista, questa classe di imprese ibride, numerosa, in crescita, strutturata, con una vocazione all'impatto sociale importante, molto densa in certi ecosistemi come questo, naturalmente questa, come tutte le classi imprenditoriali, ha bisogno di crescere. Allora, guarderei con una certa attenzione il fatto che i sei mesi del 2017 hanno anche portato un incremento esponenziale di offerta finanziaria ibrida e molto adatta a sostenere questo tipo di crescita. Allora, abbiamo un mercato interno, abbiamo una classe nuova di imprese ibride che sta crescendo, abbiamo una classe di strumenti finanziari disponibili a sostenerlo. Beh, diciamo, sono tre ingredienti che secondo me negli ultimi 80 anni di storia industriale italiana non abbiamo avuto. Puoi insistere un ultimo minuto su, o quanto ti serve, sulla classe di strumenti finanziari ibridi che vengono su in questi mesi? Così beh, sì, allora se voi fate, facciamo un conto rapido. Le due grandi fondazioni bancarie del nord, le più grandi fondazioni bancarie italiane, hanno ciascuna a modo suo offerto dei capitali che in qualche modo rinunciano a dei rendimenti finanziari di mercato, tanto per farla breve, in cambio di un impatto sociale misurabile e intenzionale. Quindi sono alcuni milioni che arrivano dalla Fondazione Cariplo appena annunciati, alcuni milioni che arrivano dalla Compagnia di San Paolo. Abbiamo il fondo Impact IT della Cassa Depositi e Prestiti, che di nuovo sta mettendo risorse molto importanti e sta disperatamente cercando modelli imprenditoriali che si costruiscono attorno alle soluzioni di care di cui voi state parlando. Abbiamo le due grandi banche italiane che stanno per lanciare delle branch specializzate. Abbiamo un coinvestimento del fondo Juncker, del fondo europeo degli investimenti. Abbiamo il fondo Juncker sotto attacco per non essere stato capace di mettere a disposizione risorse per questo tipo di sfide. Io penso che il 2018 sarà l'anno in cui avremo molti più soldi per l'impatto sociale che buone idee di impatto sociale, e quindi in qualche modo anche qui tanto vale attrezzarsi. Qual è però la sfida che lanciamo qui, anche per essere un po', diciamo, non solo ottimisti? Beh, qui abbiamo, allora, Digital Social Innovation è una grande opzione. Basta che non la prendiamo solo come software, quindi diciamo cerchiamo di non farci soffocare dalle app, ma le piattaforme open hardware sono in realtà quello che va coltivato come opzione innovativa. E per una volta, e qui li voglio vedere alla sfida, questo grande straordinario movimento dei maker che dal basso costituisce una grande opzione, adesso li vediamo con una grande opportunità di mercato vero. Fino adesso si sono esercitati su opzioni di mercato più o meno virtuale, adesso c'è un mercato vero che necessita sovrastrutture industriali. Grande sfida, vediamo come questa enorme potenzialità creativa che viene dall'open making e dai maker si salda con modelli industriali nuovi, vecchi, non lo so, ma modelli industriali veri. Del resto, grazie. Probabilmente il fatto che tu sia nell'advisory board di Nesta Italia, che è appena approdato, per cui
ci riserviamo di dargli poi pubblicità, aiuterà anche a vedere come il mondo dell'innovazione sociale, ampiamente presente, risponde alle opportunità, perché mi sembra di capire che quelle che stai denunciando sono delle finestre di opportunità che si aprono con un ecosistema che potenzialmente le potrebbe cogliere. Vedremo che cosa ci aspetta nel prossimo futuro. Quello che stiamo dicendo qui nella due giorni e sicuramente in questo momento è che non stiamo parlando della schiuma della birra, stiamo parlando della birra. E su questo punto, non sulla birra, ma su dei progetti che si sono già dati e che promettono di esserci ancora nel prossimo futuro, interrogo Gaela Bernini. Gaela Bernini è responsabile dell'area scienze e area scienze e area sociale di Fondazione Bracco. Quando ci siamo messi d'accordo su che cosa avremmo cercato di dire nel panel, io le ho proposto questa domanda e lei poi vi farà sentire la risposta. La domanda che le ho proposto è questa. Mi sono soffermato sul fatto che Fondazione Bracco, insieme ad alcuni altri enti pubblici e privati, aveva dato luogo ad un'iniziativa interessante con modalità di finanziamento innovative per chi volesse intraprendere nell'ambito dell'economia circolare. Era un progetto che immagino, diciamo, abbia già iniziato a dare i suoi frutti e lei mi ha detto: ce ne sono degli altri e vorrei parlarne. Secondo me, considerato che oggi il tema consente di farlo, perché siamo nell'ambito dei modi innovativi di finanziare sperimentazioni, nell'ambito del passaggio da volontà di intrapresa e prototipo a scala, è importante sapere che cosa una fondazione, che non è un attore tradizionale né dei sistemi di welfare né dei sistemi di sviluppo economico, sta facendo in questo senso. Bene, grazie, buongiorno a tutti. Allora, certo, noi adesso entriamo nel mondo della filantropia, nel mio caso particolare nella filantropia d'impresa, e quindi non delle fondazioni di origine bancaria, ma delle fondazioni d'impresa, che sono un fenomeno emergente nel panorama nazionale, hanno una dotazione certamente di risorse mediamente inferiore a quelle delle fondazioni di origine bancaria, ma hanno una grande forza di competenze, perché se riescono a mettere in giusto rapporto con l'azienda fondatrice e quindi con autonomia e sinergia dalle aziende, possono dischiudere tutte quelle competenze proprie delle aziende capital intensive, per utilizzare parole tipiche del professor Calderini, che messe a frutto nel mondo filantropico hanno un potenziale pionieristico di innovazione altissimo. Allora, la filantropia si è sempre interessata già nei secoli precedenti di assistenza sanitaria e di salute. Io faccio solo l'esempio di due grandissimi filantropi della storia del secolo passato, come Gaslini, che a Genova ha fatto nascere l'ospedale proprio dopo la morte della sua figlia di 11 anni ed era un commerciante di grandi capacità, oppure Mayer, invece un finanziere che ha fatto nascere l'ospedale appunto che porta il suo nome a Firenze. Ecco, questa era la filantropia tradizionale. Oggi ci sono processi sociali completamente diversi, il welfare è cambiato, l'invecchiamento, le migrazioni richiedono una sempre maggior cura portata nel territorio con la persona al centro, quindi precision medicine, ma anche con dei fortissimi bisogni relazionali, perché la povertà spesso è anche molto povertà relazionale. Quindi, date queste esigenze, come si pone il secondo welfare, che è il welfare dei privati rispetto al primo? Certamente, il primo non ce la fa, l'abbiamo detto, l'abbiamo sentito anche nei giorni precedenti, in una logica di collaborazione, non di antitesi, ma si deve lavorare insieme, come l'esempio di Startup Circular che ha fatto lei, come altri che porterò io. Quindi la logica di rete è fondamentale. La rete per rendere sostenibili i nostri progetti, la rete per mettere a sistema le competenze professionali, competenze relazionali e operative. Una rete che quindi è strategia di intervento e non modalità di intervento, è molto di più, e quindi deve essere finalizzata non al semplice dialogo, ma proprio a rendere concreti degli obiettivi. Ed è una filantropia che deve essere scientifica sempre di più, cioè evidence-based, partendo da quelle che sono dei bisogni e delle soluzioni che si ritengono le migliori per quei bisogni, che siano sostenibili nel tempo, individuando le best practice, realizzando al meglio e valutando l'impatto che si è generato. Questo deve essere, in un mondo di scarse risorse, assolutamente la bussola che noi tutti dobbiamo utilizzare quando realizziamo dei progetti. Adesso
nel mondo quindi dell'interdipendenza andiamo a realizzare la rete e faccio due esempi di un progetto che esiste da 4 anni e che punta soprattutto sul sollevare delle persone a rischio di esclusione attraverso una modalità di relazione, e mentre l'altro porta più un'innovazione di tipo digitale e tecnologica, ed è nuovo, siamo in una fase prototipale, quindi faccio anche una piccola anticipazione oggi a Open Care. Il primo è prevenzione amica della donna migrante a Milano, sviluppata proprio col Comune di Milano, l'opera, il poliambulatorio di Opera San Francesco per i poveri, Fondazione Bracco. Gaia, chiedo scusa, ci chiedono di essere lenti nella parlata per favorire la traduzione. Sì, sì, è vero, sorry. Quindi scusandomi per averti interrotta. Certo. Il primo progetto di cui hai citato, prevenzione amica, è il tempo che è tiranno, e allora io tac metto. Prevenzione amica della donna migrante a Milano, realizzata appunto col poliambulatorio di Opera San Francesco per i poveri, il Comune di Milano, l'ATS Città di Milano, ai tempi era ASL ancora, perché è nato nel marzo 2014, Fondazione Bracco e Centro Diagnostico Italiano, che è un ambulatorio appunto del mondo del privato che parte del gruppo Bracco. Allora, partendo dal fatto che la donna migrante durante la sua gravidanza può vivere un momento di particolare fragilità, già in un momento difficile proprio per la condizione a volte di essere migrante e in condizioni non sempre ma qualche volta anche di irregolarità sul territorio. Con l'evidenza scientifica che le infezioni possono provocare dei gravissimi danni sia al feto che neonatale nel bambino, e che questo hanno un'influenza per tutta la durata della donna, tutta la durata della vita fertile della donna, abbiamo deciso di avviare proprio questo progetto con uno spazio della donna, per la donna, attraverso dentro il poliambulatorio di Opera San Francesco, nel quale viene proposto a queste donne straniere la possibilità di fare sia dei colloqui personalizzati su degli stili di vita sicuri durante la gravidanza, che degli screening gratuiti, quindi esami ematici, gli esami che si fanno solitamente nei 9 mesi di gravidanza, offerti gratuitamente dal Centro Diagnostico Italiano. Ecco, in questi 4 anni, il progetto ha iniziato la sua attività nel marzo 2014, è stato proposto a più di 1000 donne straniere che vivono a Milano e più di 700, quasi 750, hanno accettato il percorso e l'hanno seguito, donne in gravidanza o con un progetto di gravidanza. Questo, l'aderenza al progetto, che è più del 65%, è altissima, dimostra che si è intercettato un bisogno relazionale di ascolto. Ed è questa una porta per l'inclusione sociale, perché attraverso un momento particolare della donna, il capire certi stili di vita, ma anche come usufruire dei servizi offerti dal territorio, perché il nostro sistema sanitario è universale, è questa veramente una porta di inclusione che passa attraverso la prevenzione della salute. E questo è un esempio che ha dato degli ottimi risultati e si basa proprio sulla relazione, sul colloquio con queste persone fatto dagli operatori di Opera San Francesco. L'altro, invece, ci muoviamo sempre sulla sfida delle migrazioni, perché è uno dei temi forti che si pone Fondazione Bracco, che cerca di guidare delle sfide, a guidare delle risposte, ed è una cartella digitale per il migrante. Una cartella che deve registrare quindi lo stato di salute del migrante quando arriva sulle nostre coste e rimane nel nostro paese, quindi una cartella che deve valutare lo stato di salute, eventuali malattie, patologie, vaccinazioni fatte e richiami. Anche qui è un progetto che nasce da un'alleanza, Fondazione Bracco insieme a una Onlus, che è l'Osservatorio Internazionale per la Salute, una startup innovativa che partecipa con un suo progetto che è Our Vaccine, e Croce Rossa Italiana, il tutto coordinato quindi anche dalla pubblica amministrazione, e cioè dal Ministero della Salute. Questo cosa intende fare questo progetto? Attraverso una app che viene messa sullo smartphone del migrante, che è l'unico strumento certo col quale sbarcano sulle nostre coste, vengono caricati tutti l'imprinting sanitario che viene fatto al migrante quando arriva nel nostro paese. E questo può seguirlo nel suo viaggio migratorio. Questo è importantissimo perché è un qualche cosa, lo smartphone, che si muove con lui. E non è una semplice app, sempre per rispondere al professor Carderini, ma è anche un cloud nel quale poi queste informazioni vengono custodite. Quindi uno strumento di altissima potenzialità.
ancor più adesso siamo nella fase beta, cioè il prototipo tecnologico è stato realizzato. Ed è uno strumento che ha ancora più valenza di innovazione, data la prossima attuazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, che a maggio 2018 ci obbligherà a tutti, obbligherà in Italia a far sì che i dati siano portabili, cioè i dati personali, dati alle pubbliche amministrazioni, agli ospedali per esempio, devono essere obbligatoriamente dati allo user, quindi al paziente nel caso di un ospedale, o comunque al detentore di questi dati personali, devono essere quindi portable e allo stesso tempo machine readable, e quindi che devono essere letti elettronicamente, informaticamente. Allora, questa app sviluppata per il no profit può avere tantissima valenza proprio per questa nuova area regolamentare che si sta aprendo, una grandissima valenza nel futuro anche nel settore profit, e quindi un'innovazione che nasce nel no profit può arrivare all'area profit. E infine chiudo per rispondere a Rossana Torri prima. Certamente le fondazioni hanno un grande ruolo di enabler di risorse, ma non solo risorse economiche nei territori, ma anche risorse partecipative e risorse di conoscenza e di innovazione. Quindi questo è il ruolo che si pone Fondazione Bracco insieme alle altre fondazioni attive nel secondo welfare. Grazie Daniela Bernini per la sintesi e per essere riuscita a parlare piano, in modo che ci auguriamo la traduzione sia arrivata bene alle persone che ne stanno fruendo. Lo faccio a mia volta per dare la parola a Eric Lacumà. Siamo onorati di averlo qui naturalmente, e credo che si possa passargli la parola accennando a un punto che ha toccato Daniela Bernini. Oggi il Financial Times esce con un editoriale collettivo, quindi di quelli che prevedono un posizionamento del giornale rispetto a un grande tema, proprio sulla questione della normativa sulla protezione dei dati che sta facendosi avanti in Europa. Il punto qual è? Non nel merito della normativa, ma qual è il problema politico che ancora una volta l'innovazione solleva? Abbiamo detto che i dati sono il petrolio del nostro tempo, il rapporto tra cittadinanza, democrazia e dati è nuovamente in discussione, perché abbiamo a che fare con l'innovazione che tutti noi produciamo un sacco di dati e li mettiamo nelle pipeline in giro per il mondo. Cosa fanno i regolatori? Allora, a Eric non chiedo questo, ma chiedo più semplicemente di declinare, di spiegarci il titolo di un suo paper che nasce in seno al progetto Open Care. Vi leggo il titolo e capirete perché è profondamente a fuoco con la discussione che stiamo facendo. Eric parla dalla Stockholm School of Economics e quindi si occupa di economia e si occupa della tenuta dei sistemi di welfare. Il titolo del suo paper, che è affascinante, di cui consiglio la lettura, è Can Community-Driven Care Be Integrated in the European Welfare System? Institutional Challenges and Historical Lesson. Quindi, è possibile che il care community-driven possa essere integrato nei sistemi di welfare europei in prospettiva storica, reggendo? Grazie Eric per il tuo intervento. Thank you for inviting me. I am going to speak about the coming chapter in an edited volume we're going to be published in January next year at Stockholm Economics. But I have the paper, in a somewhat longer working paper version, which is available online now, which he has referred to. But to answer the question on what we did, we surveyed a large number of what we can call open care projects over time. I think the first one was from the 12th century, so they are nothing new. Most of them, which you can find now, are in some way connected to digitalization, but it's not necessarily so that they are driven by digitalization, because a large number of them obviously existed before the invention of the first computer. But what we found, and this is to answer the question on if they could be integrated, is why did this project emerge? They emerged
basically, if you summarize for three reasons, in order to evade various kinds of regulations, because the regulation prevented you to do something that you were interested in doing. One example of what's called evasive entrepreneurship in economics is companies like Uber, which are evading tax regulation but doing something differently. But you can apply it to all industries that are examples of this kind of evasive entrepreneurship. But there are also two other forms of evasion that are of interest and could have been driving these projects, especially when the more historical examples that we have found, and that are that you could evade the what do you call the implications of the organization of the formal health or care system by providing care or health care in particular to groups that are excluded by being too small to be viable for the formalized institutions. There could be people with a rare disease. If there are 30 of them in Sweden, you might not set up an organization to cater for them, but if you have 30 per 10 million, you might get a sizable group in order to do it. But you had a problem that legislation in these areas are usually national, so you can't really comply if you are like a startup or a foundation with regulation in 35 countries. You would probably stay out of this or do it by like evading it by involving people directly. This is also kind of a way basic entrepreneurship. The third part is evading for a different reason, is that when the formal health institution, for some reason, it could be economic, it could be legal, it could be for cultural or discriminatory reasons, are not catering to a specific group. There are some historical examples and also some contemporary. For example, one example is that there are groups of people providing care to illegal immigrants, for example, which are not, they have not access in general to the formal institutions, but they could be still in need of care. So people are organizing it voluntarily. This is its third one. And these are examples of this in various countries and over time. And what is special with care is that usually in most countries that you have a third party, it's either public or an insurance company or some private entity that pays for it, not yourself. And third-party payers requires that you have some monitoring and auditing. How is this money spent? The taxpayer don't really like that. Okay, I gave you money and do something and I didn't see that it would happen. If I'm taking part of myself or a part of a community, I don't need that because, for example, if I go to an AA meeting, for some reason, yeah, I don't have that problem, but imagine that I was going to, I participate myself. I don't need to be monitored to be there. It's been compliance department, no auditing of my contributions to the AA meeting. And you can apply that on other areas as well. Thereby, what will happen with third-party financing, and this is like these projects are usually, in the modern times, if they are not driven by too limited size to be viable, they're driven to try to do something that is not provided for some reason, doesn't matter, within the formal healthcare institution. But when the monitoring costs, which are fixed to some extent, it's if you need a legal department of 30 persons to operate a hospital, you can't start with two patients because it was both too viable. You need 1,000 or 600 or something. So, but if you stay out of it for some reason, you could do it anyway. So, open community-based projects with no party peer could reduce the minimum viable size, and this is an important finding over time. It could also allow cross-border projects because they're not be compliant to sometimes incompatible legal institutions or regulatory frameworks. So, these projects could enable projects that shouldn't have been possible to be possible. So that's why they exist. We can see that they exist. You can discuss, should they exist? Should someone else do it? But they exist. Further, to scroll down on my notes here, how are these projects organized? They're usually organized because if you enter such a group, you're interested in doing something to provide help, to help yourself, to help your friends, to help your community, not exactly to build an organizational structure to write bylaws
to do the compliant things, etc. So they usually spun off from existing organization that to some extent could have something to do with, but not necessarily. The historical examples are usually connected to religious organization, which makes sense because they have a fixed organization. They know who's in charge. They have a defined hierarchy, so they don't have to reinvent the wheel. And they could provide care in various forms using this group. But they also have another benefit related to monitoring, because you have always this problem. If you don't have a bottom line, you can't see, is someone cheating? Or do you have opportunistic behavior, etc.? But if you organize them within a community with a certain set of values and rituals, you will impose a cost of outsiders trying to exploit the system. For example, if you're a Catholic, it's no cost to you to have Catholic services. But if you're not a Catholic, it could be imposed a cost. And it could be cost enough to stay out in order to profit from this from yourself. So that's why I think that's one reason that's been organized. Fraternal societies, fraternal orders have also historically organized care in these forms, which from the same reason they have like rituals that are costly for outsiders. But you can find it in modern, you can find the same rituals to some extent in, for example, in the open source software communities, because they do certain things, and if you don't do them, you're not accepted. So you can find this phenomena over time and space. To summarize what you can do here, first of all, regardless of who's providing like the formal healthcare and who's paying for it, it will be room for some parallel projects, and we see that they exist. If you want them to grow, you should probably be aware, first of all, that they exist. And you could, by imposing a too high regulatory burden, you could probably shut them down. This is one of the most interesting example we have found is about the Yale community in Belgium, which is a tradition in a small town outside Antwerp where people take on people with mental disabilities in their homes and care for them. And this has been a tradition for like 800 years. And if you want to pay people, how much do you want to have a person that you don't know with mental disorders staying in your home? Most people require quite a lot of money to do that. But people doing it out of this tradition, this is based on religion in this case, but they don't need to have it because they exist in this specific place. It's actually more a Gil community thing than a religious thing, but they have this tradition to do it. But you can also see in this case, when the municipality stepped in and started to fund this, the interest of doing it went down, so they peaked before you get municipal funding. It still exists, but it's smaller now. So you have this trade-off. You could support it, could be good in some reasons, but it could also be that you destroy these institutions. So the human need to be aware of them and how they work. Also, going back, what you could provide, if you are trying to, don't impose unnecessary regulations on these entities. Second, if you want to provide something that they don't want to provide themselves. For example, framework for operating. You have this traditionally in clubs, like you use like Robert's rules, so you don't have to design your bylaws every time you start a club or some community. You can use them, you can change them, but if they exist, you know that they work. So you can provide these frameworks. You can also provide like services that are not connected to what they're doing. So for example, if you provide somewhere to be, a facility that where someone is sweeping the floors, the lights work, there is coffee, etc., and they provide it. You don't intervene in the operations, but you do things that be. This is something, so you need to look into these trade-offs. I think that's important. I understand that you should do this and that, but you should be aware of how these systems work and how they have emerged. Finally, I'll stop. Thank you. Okay. Thank you. Take care. Quello che stava dicendo Eric mi ha richiamato una cosa a cui indirettamente accennava anche Stefano Micelli questa mattina, ricordando la sua esperienza di 25 anni fa con le comunità digitali e l'intervento sulla possibilità di abilitare bisogni.
Negli anni 90, quando ancora non c'era il World Wide Web, uscì un libro interessantissimo di Howard Rheingold, che alcuni di voi avranno letto, di cui mi è capitato spesso di parlare con Annibale D'Elia, che si intitolava Comunità Virtuali. Io mi ricordo che ebbi l'occasione di leggerlo per motivi del tutto personali, cioè la tesina del liceo, e l'idea che si potessero applicare comunità virtuali di persone che parlavano utilizzando un'infrastruttura del tutto inedita, cioè la rete prima del web, per intervenire su problemi sociali locali di comunità era rivoluzionaria, tanto che poi si è dimostrata tale quando la rete ha fatto il suo sviluppo. Quindi il terreno di quali infrastrutture sociali sono a disposizione, pubbliche o meno, di comunità nascenti che hanno bisogno di potenziarsi e di crescere, è un terreno attuale oggi più di prima. Intanto vi informo che siamo puntuali, quindi finiremo per l'una, salvo brevi margini di riscaldamento. Prima di dare la parola a Lucia Scopelliti e a Angela Simone, presento Lucia Scopelliti. Comune di Milano e interessante esperienza perché ha nella sua biografia professionale due traiettorie, una alcuni anni fa di politiche sociali e una recente e attuale di nuova imprenditoria, sviluppo di nuove economie all'interno della parte di comune che copromuove questa giornata. Allora, domanda sulle criticità. Lucia Scopelliti, operatore nel pubblico, dentro delle innovazioni, quali opportunità di mercato si possono aprire grazie all'innovazione sociale nelle città? Quindi metropoli e innovazione sociale, quali criticità nell'erogazione dei servizi, per esempio dei servizi di cura a livello locale. Grazie Francesco. Io mi ricollego ad alcuni temi che sono stati toccati, però proprio stressando la dimensione del focus di città. Parliamo del sociale. Qual è la nostra capacità effettiva di presa in carico come comune, come servizi sociali? Porto un dato giusto per aprire una riflessione. A Milano solo il 20% degli anziani soli non autosufficienti è in carico ai servizi sociali. Non sappiamo molto di cosa succede a quel restante 80%, che si traduce in 40.000 anziani soli non autosufficienti a Milano. Abbiamo un altro dato con cui può essere interessante ragionare su un incrocio. È stato stimato che nella città di Milano, tra regolari e irregolari, abbiamo circa 38.000 badanti. Sarà una combinazione fortuita, però che cosa ci dicono questi numeri? Ci dicono che abbiamo un sistema di cura con un bisogno estremamente grande, coperto solo in una parte minima. Se accanto a questo ragioniamo ad esempio su quelle che sono le risorse in mano alle famiglie, ieri abbiamo accennato al tema della ricomposizione delle risorse, vediamo che effettivamente Mario Calderini dava un dato aggregato, abbiamo poi un dato per famiglia dove in effetti l'out of pocket, che viene però sempre dall'INPS, quindi sussidi pubblici però liberamente spendibili dalle famiglie, per i servizi che ritengono di comprare è oltre il 50% rispetto ai servizi erogati in kind dal sistema di previdenza. E allora questo che cosa significa? Significa che esiste una possibilità di comprare servizi scegliibili, diciamo, sul mercato. E accanto a questa suggestione vorrei aggiungere un terzo punto molto interessante che rappresenta una criticità, ma una sfida grande per il terzo settore oggi, che è proprio la riforma. Io non ho forse una reale percezione di quanto sia penetrato di questa riforma, sono ancora in corso i decreti attuativi, quindi è un work in progress, ma in realtà è una riforma molto dirompente per il sistema tradizionale. Molta della regolamentazione che è in questa riforma è mutuata dalla normativa sulle start-up innovative, ad esempio per il tema delle capitalizzazioni. Sono ampliate molto le attività entro le quali possono operare, ad esempio, le imprese sociali. Ci sono degli sgravi fiscali importanti, ci sono anche delle possibilità nuove per accedere per soggetti del terzo settore e le imprese sociali a raccolta del capitale, come il social lending, come il crowdfunding.
Quindi diciamo, appare molto evidente da questi dati che hanno una ripercussione a livello cittadino, avendo la competenza del sociale nelle città, possono avere un impatto estremamente, e lo avranno inevitabilmente nei prossimi anni, proprio visto la crisi del modello di welfare di cui si parla già da tempo. Dall'altro canto però si aprono delle opportunità dove le città sono effettivamente protagoniste. Abbiamo dei nuovi segmenti di mercato, si citava prima la potenza dei dati, oggi si parla di information capitalism, quindi tutto il dato prodotto che ruota intorno ai sistemi di cura è sicuramente un segmento di mercato nell'ambito big data analytics. I privati lo stanno già facendo da tempo, il pubblico è rimasto indietro su questo, ma è sicuramente un patrimonio immenso. C'è l'ambito della manifattura 4.0, non mi dilungo su questo perché era proprio il tema della due giorni. C'è l'ambito delle wearable technologies, ad esempio. Porto un esempio di collaborazione virtuosa che si è svolta proprio qui a Milano, all'interno del Centro Cardiologico Monzino, che ha deciso di strutturare una collaborazione con una startup italiana e sviluppare all'interno del Centro Cardiologico un trial per testare una t-shirt che consente di fare in maniera innovativa il monitoraggio cardiorespiratorio. Il Centro Cardiologico Monzino, a seguito di questo trial che ha sviluppato, adesso utilizza questo device, questa maglietta, in maniera rutinaria per fare il monitoraggio in maniera innovativa, quindi senza più gli elettrodi e il macchinario, ma semplicemente consentendo ai pazienti di indossare una maglietta. Allora, è vero che sappiamo che il settore della sanità è un settore molto grande, delle biotecnologie, delle life science, in Lombardia, a Milano siamo molto forti, però questo tipo di collaborazioni, proprio di nuove imprese che nascono su questo, altamente innovative, soggetti privati che decidono di testare l'innovazione insieme a loro, sono sicuramente dei modelli virtuosi che aprono degli scenari. Per dare qualche numero, è proprio un asset che noi abbiamo in Italia in generale, come diceva Calderini, ma a Milano io vorrei sottolineare in particolare, abbiamo 4.000 imprese attive nella ricerca e sviluppo sperimentale in biotech e scienze naturali e 482 di queste 4.000 in Italia sono a Milano, e per la farmaceutica 755 imprese a livello nazionale e 247 a Milano. Quindi effettivamente c'è veramente un asset, un potenziale e un fattore competitivo su questo, e ci sono anche delle tendenze incoraggianti. A livello europeo si parlava della sensibilità che ormai è abbastanza dimostrata da parte dell'Unione Europea su questi temi, i trend del tech for good, le ultime startup vincitrici della European Social Innovation Competition sono startup che si collocano esattamente in questo ambito e toccano vari pezzi. Ad esempio mi ha colpito l'esempio di una molto interessante che ha progettato un software che permette in modalità open di accedere a un servizio di progettazione gratuito per il social housing. Quindi è un progetto pensato per il settore pubblico che a questo punto può abbattere i costi di tutta un'operazione di social housing avendo la possibilità di avere il servizio di progettazione con in modalità open software, quindi con dei costi molto più bassi. Quindi diciamo che è vero che esiste, che siamo in un momento di crisi, ne parliamo da tanto tempo, però in realtà nelle città a livello locale e a Milano in particolare abbiamo delle ottime carte da giocare. E su questo una riflessione finale che vorrei portare è la domanda sempre complicata a cui rispondere: allora qual è il ruolo che gioca la città, l'amministrazione locale su questo? Dove l'alternativa è: fai da enabler, fai da catalizzatore o fai da primo compratore? Allora, io porto un'opinione che viene un po' dall'osservatorio di questi anni su questa tipologia di progetti e su questo ambito della social innovation. Non dico per il pubblico a 360 gradi, ma per le città è molto difficile essere il primo compratore per tanti motivi. C'è una questione di compartecipazione del rischio, evidentemente in un progetto ad alto fattore di rischio, che a un certo punto ci si chiede perché debba essere sostenuto a livello pubblico. E all'interno peraltro di una normativa e di un nuovo codice dei contratti e degli appalti pubblici
dentro cui ci muoviamo che pone dei paletti non banali. È vero che da un lato ci sono dei margini legati al pre-commercial procurement, ma in concreto stiamo parlando di pochissime realtà che l'hanno sperimentato e comunque non a livello locale ma a livello nazionale. L'AGID sta lavorando su questo, va benissimo, però io non penso che possa essere una risposta concreta e sistematica pensare alle città come primo compratore in una situazione rutinaria. Il sistema di che cosa vuol dire invece fare l'enabler per questo tipo di anche segmento di mercato che può rappresentare un elemento, speriamo che lo sia, di politica industriale? Vuol dire lavorare sull'ecosistema che sta intorno. Noi a Milano lo stiamo facendo da alcuni anni, per esempio per tutto l'ambito che riguarda l'imprenditoria a 360 gradi. In questa fase nuova vogliamo focalizzarci su alcuni settori in particolare, la social innovation è uno di questi, la manifattura è un altro, però effettivamente lavorare sul rafforzamento dell'ecosistema di servizi, strutture e organizzazioni che rendono il territorio attrattivo e fertile per questo tipo di forme imprenditoriali può essere una risposta efficace. Appunto, lo stiamo già facendo, a Milano abbiamo sempre lavorato sul tema del rafforzamento della rete, degli incubatori di impresa, dei co-worker, dei Fab Lab, il tutto per riuscire anche ad aumentare la nostra attrattività internazionale agli occhi degli investitori, proponendo un ecosistema forte e responsivo in termini di servizi che si possono trovare poi nella città. Grazie Lucia Scopelliti per l'intervento chiarissimo sulle criticità e altrettanto sulle opportunità e per la sintesi. Aleggia questo tema, chiuso con una citazione fin troppo autorevole, chiuso il circolo delle idee, chiuso il circuito della ricchezza. Quindi non esiste tema di sostenibilità senza tema di innovazione come abilitazione della conoscenza a proiettarsi in ciò che è utile, in ciò che è pubblico, in ciò che risponde a bisogni collettivi. Quando ne parlano i comuni, quando ne parlano gli stati, quando ne parlano le grandi aggregazioni tra stati. È un ragionamento che questo panel ha sicuramente in parte già svolto e che non chiediamo di concludere ad Angela Simone, perché ad Angela Simone facciamo una domanda che le consenta di rispondere su qualcosa che ha sperimentato molto concretamente. Angela Simone è innanzitutto autrice di un libro appena uscito che si intitola Curarsi nel futuro, a quattro mani con Valentina Fossati, che è una staminalista bravissima che lavora a New York, e quindi Angela ha il punto di vista aggiornato su che cosa la cura porta verso il nostro prossimo futuro, l'innovazione, le grandi domande che questo solleva. È però protagonista, deputy coordinator in particolare, di un progetto europeo amico di Open Care che si chiama Smart Map e che è ancora in corso, e dentro Smart Map ha potuto esperire dei dialoghi industriali con gli operatori, in parte anche con gli operatori del Make to Care, abbastanza da poter dire che il problema concreto di produrre cose nuove in modalità aperta, in modalità condivisa fra chi userà e chi progetta, e in modalità che potenzialmente abbassa i costi, genera problemi inediti, problemi di regolazione, problemi di carattere tipicamente industriale. Allora ce lo spiegherà Angela, chiudo soltanto dicendo che di Smart Map si occupa per Fondazione Bassetti che è anche l'istituzione nella quale io lavoro, e questo credo possa aggiungere anche soltanto un'ulteriore nota di che cosa sono le fondazioni nelle loro differenze nell'ecosistema della società che si interroga su questi problemi. Grazie Angela Simone. Grazie mille Francesco per l'introduzione, grazie per l'invito a Rossana Torre, tutto il Comune di Milano e il gruppo di Open Care. Come diceva Francesco, Smart Map ha conosciuto da vicino i protagonisti di Open Care perché condivide alcune tematiche. È un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito di Horizon 2020 e cerca di portare
la prospettiva, ma soprattutto le pratiche della cosiddetta Responsible Innovation, tema cardine per la Commissione europea, all'interno del contesto industriale di tre settori innovativi: la precision medicine, che è stata ampiamente citata durante questo panel, la synthetic biology e il 3D printing nel contesto della biomedicina. Quindi per questo c'è stato uno scambio fruttuoso di argomenti, temi ed esperienza tra Smart Map e Open Care. Noi speriamo che continui, anche se appunto Open Care è finito, sappiamo che possiamo cogliere tante opportunità da quello che è stato fatto in questo progetto. Fondamentalmente cosa facciamo? Ci confrontiamo e facciamo confrontare tra loro tutti gli attori del contesto industriale, ma fondamentalmente dell'ecosistema, dell'innovazione di questi tre settori, per cercare di capire quali sono le difficoltà di portare l'innovazione a un livello di responsabilità. E quello che abbiamo scoperto nei sei incontri che abbiamo avuto in Europa, che il problema molto grande che sentono gli attori industriali del contesto del 3D print e la biomedicina non è soltanto un problema di supporto, di avviamento delle imprese. Abbiamo visto esistono tanti ormai strumenti che possono aiutare a far decollare start-up, piccole e medie imprese, attori economici ibridi, così come sono stati anche definiti nel nostro progetto, e chiaramente i Fab Lab e Makerspace rappresentano perfettamente nel contesto del Make to Care, come appunto ci ha presentato prima Stefano Maffei, attori principali e rilevanti all'interno di questo contesto. Una problematica molto importante quando parliamo di presidi medici, di dispositivi medici, sono le regole che ci sono dietro all'immissione in commercio di questi prodotti, perché chiaramente per garantire la sicurezza e l'efficacia di questi prodotti prima di arrivare al paziente c'è un iter piuttosto cospicuo che queste aziende devono fare, che significano anche tanti costi. Uno dei problemi che ovviamente questo tipo di attori economici che vanno ad incontrare è diventato ancora esploso dopo l'introduzione del nuovo regolamento europeo, che ha cambiato fondamentalmente le linee guida a cui si devono attenere gli operatori economici che intraprendono appunto il cammino della produzione di dispositivi medici. Il regolamento, che è entrato in essere qualche mese fa, nella primavera del 2017, e che in qualche maniera irrigidisce il percorso di chi produce dispositivi medici. Chi opera nel campo dell'additive manufacturing e quindi deve andare a produrre questi dispositivi medici grazie alla tecnologia dell'additive manufacturing si trova di fronte a quesiti di, come dire, non solvibili facilmente, di dove andare a introdurre il proprio prodotto all'interno delle categorie che sono indicate. Quindi quella flessibilità e anche quell'abbassamento di costi che la tecnologia in sé chiaramente darebbe dell'additive manufacturing viene in qualche modo invalidato da questa struttura rigida del regolamento che viene appunto imposto a livello europeo, e soprattutto non si riesce a capire se il presidio medico, se il prodotto che io con la mia tecnologia di additive manufacturing posso andare a portare sul mercato può essere considerato custom made, quindi singolo sul paziente, con una serie di problemi, perché me lo definisce come un prodotto singolo e unico, le cui caratteristiche tra l'altro mi devono essere indicate dal prescrittore medico anche fin nel design, quindi bloccando anche quella parte di creatività e collaborazione con lo stesso paziente, quindi con una serie di attori che possono intervenire a ottenere un prodotto che sia veramente custom made, ma soprattutto non riesco a fare quell'esercizio di scalabilità. Quando, nel momento in cui il mio prodotto deve diventare un prodotto massivo, quindi io utilizzo l'additive manufacturing come processo per avere prodotti personalizzati, ma che hanno una sorta di procedura identica per produrre quella tipologia di presidi medici, tutte le flessibilità che io posso acquisire da questo tipo di regolamento vengono invece imbrigliate in una serie di caratteristiche, di obblighi che il regolamento mi impone.
Questi obblighi si traducono fondamentalmente in costi e quindi quell'opportunità di abbassare i costi tramite l'additive manufacturing una volta che viene portato su scala del care, sulla scala del treatment, chiaramente vengono a essere invalidati. Quindi come si riesce a rendere sostenibile e introdurre questa tecnologia che potrebbe essere disruptive non solamente dal punto di vista della personalizzazione, del presidio medico, del prodotto per il care per il paziente, ma anche proprio in termini di sostenibilità economica. Questo è un problema che chiaramente chi opera nel settore vive in maniera concreta, perché a medio e lungo termine chiaramente significa la sostenibilità stessa dell'impresa che vuole arrivare con questi prodotti sul mercato. Allo stesso tempo c'è un problema di certificazione standard. Come sapete, chiaramente per poter, soprattutto nell'ambito della salute, per poter arrivare sul mercato bisogna garantire che ci sia un certo livello di qualità del prodotto che viene poi utilizzato dai pazienti. Nell'additive manufacturing abbiamo degli standard, delle certificazioni, non li abbiamo nel momento in cui planiamo nel campo del care. Non esistono, c'è un problema, quindi come faccio a scalare, rendere massiva l'applicazione dell'additive manufacturing nel momento in cui io produco degli oggetti che servono a dei pazienti e che devono garantire ai pazienti che ci siano degli standard di qualità. Ad oggi la soluzione non c'è. E da quello che abbiamo percepito e abbiamo raccolto dalle opinioni di tutte le persone che hanno partecipato ai nostri incontri di dialogo a Smart Map, forse la soluzione non è utilizzare strade già percorse che normalmente vengono percorse nella standardizzazione, nelle certificazioni così come ottenute dalle imprese ad oggi. Un po' perché appunto le nuove imprese del mondo della DT Manufacturing sono differenti, inglobano attori economici ibridi completamente differenti, e un po' perché quel tipo di standard di certificazioni classicamente vengono compilate a tavolino in delle standardization bodies che sono costituiti per la maggior parte da grandi aziende, che chiaramente grandi aziende non hanno la necessità di voler includere nuovi attori, piccole e medie imprese e attori economici ibridi in quel tavolo a definire quelle regole. La soluzione quindi quale potrebbe essere? Cogliere questa opportunità di innovazione che viene data dall'innovazione della tecnologia che sta cambiando il panorama anche economico del care, per non solo cambiare le regole, reinventare le regole, ma forse anche cambiare le strutture che portano a creare quelle regole, creando delle strutture di certificazioni dal basso o sorta di certificazioni dal basso che vengono in qualche maniera responsabilmente coprodotte insieme ai cittadini e ad altri stakeholder. Quindi, lavorare in parallelo a quello che esiste già o cercare di scardinare il sistema da dentro. La soluzione chiaramente non potremo trovarla in Smart Map, è qualcosa che stiamo pensando, cercando di lavorare insieme agli operatori dell'ambito del 3D printing nella biomedicina, di cui appunto Fondazione Bassetti si occupa principalmente all'interno del progetto. È qualcosa in divenire, speriamo di raccontarlo alla fine del nostro progetto e di avere poi Open Care, rappresentanti di Open Care, per capire se quello che abbiamo studiato e pensato insieme agli operatori del settore è qualcosa che può servire a tutto il mondo del care allargato. Grazie. Non ci crederete, ma manca un minuto all'una e stiamo finendo, e diciamo una cosa che Angela Simone sulla quale ha insistito. Intanto ha tirato una bomba nella chiusura della sessione della mattina, perché ha detto sistemi di certificazione dal basso che coinvolgono anche i cittadini, che siano eventualmente, necessariamente, magari non intenzionalmente, in conflitto con i sistemi di certificazione esistenti, che spesso e volentieri sono evidentemente guidati da i più grandi. Innovazione è sempre in parziale conflitto e non in continuità con istituzione, in questo senso non l'istituzione pubblica di cui stiamo discutendo, ma con tutto ciò che è stato istituito per affrontare i problemi di ieri.
chiudiamo con la citazione a me molto cara di John Dewey, lui lo diceva nel 1929, le società tecnologiche generano problemi resistenti ai tentativi di soluzione nell'ambito delle istituzioni esistenti. Eravamo nel 1929, era una società tecnologica, oggi siamo in una nuova fase, il tema è sempre quello, le soluzioni si trovano. Grazie a tutti, buona giornata.